Hai vinto una medaglia. Grazie. Anzi, un medaglione. Grazie. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale, dove i video si girano due volte. Sì, perché se ti dimentichi di accendere il microfono, la punizione è questa. Bene, oggi parleremo ma di medaglie. Ma non un video, no. Bene, e quindi siccome il microfono non lo accendo io, ma ben tre video. Brava, e quindi siccome il microfono non l'ho acceso io, mi merito il medaglione, quindi la medaglia del coinquilino. Del caprone. Il medaglione del caprone. No, oggi faremo un buonissimo medaglione, una buonissima alternativa a un secondo piatto, il classico hamburger, però senza carne. Come voi sapete, avrete sentito, ho deciso di allontanare la carne dalla mia alimentazione, non per una questione di virtuosismo o per una questione modaiola o per una questione, insomma, per questioni mie, nel senso che non la voglio mangiare e quindi devo trovare delle sane alternative che nutrano la famiglia senza fare deperire i maschietti di casa. E allora, naturalmente, voi prendete questa ricetta così come viene. È una ricetta che potrete fare anche se mangiate carne abitualmente, semplicemente perché è una ricetta molto buona. È una simpatica variante al medaglione, quindi basta stuzzicare la vostra curiosità e passiamo di là. Ed eccoci pronti per preparare i nostri hamburger di ceci. Favolosi hamburger di ceci, veramente. Ricetta basica, questa è la ricetta in purezza. Poi voi all'interno potete aggiungere qualunque cosa. Anche la carne? No, carotine, patatine, mais, pisellini, quello che volete. Io li lascio in purezza e poi invece magari i pisellini li metto come contorno. Ingredienti per 3 persone: 250 g di ceci, un uovo, 60 g di parmigiano, giusto. Io qui 100 g di pan grattato, non li userò tutti per il composto, ma ne userò un po' per il composto, un po' per l'esterno dell'hamburger. Aglio, che io utilizzo in polvere, ma poi potete usare anche fresco, e sale. E poi, se vi aggrada, metterei anche 100 g di ricotta fresca. La metto extra rispetto agli ingredienti perché questo è un plus. Volendo, l'hamburger può essere fatto semplicemente con gli ingredienti che vi ho dato prima, magari non gradite il lattosio o i derivati del latte, ed aggiungendo, ma c'è il parmigiano, ricordatevelo sempre, ed aggiungendo magari al posto della ricotta un pochino d'acqua se l'impasto è troppo secco. Per questa ricetta ci avvarremo del simpatico mixer. Con lame. Versiamo cosa versiamo prima? Versiamo prima tutti i ceci. I fagioli. Cominciamo. Si potrebbe fare anche con i fagioli? No, non viene un buon sapore. Ok. Con i cecetti, poi una spolveratina di aglio. Io non so, ne metto abbastanza, a noi piace. Mettiamo tutto il parmigiano. Sono facilissimi da fare. Rompiamo l'uovo. Un pizzico di sale e per adesso frulliamo. Il pan grattato lo aggiungeremo ad occorrenza. Dopo aver frullato leggermente, aggiungiamo anche la ricottina. Impasto pronto. Ora verso il mio impasto, che è bello cremoso, e poi prendo il mio pan grattato e cucchiaio dopo cucchiaio, quindi aggiungo un cucchiaio e amalgamo. Mi deve rendere l'impasto sì ancora cremoso, ma che regga l'impolpettamento, che regga la forma dell'hamburger. Quindi un cucchiaio messo, senza sfaldarsi ovviamente. Ne metto un altro. In pratica questo assorbe l'umido in eccesso. Quindi potremmo usare anche della segatura. Volendo, se siamo intolleranti al pane, al panosio. E un altro pochino. Ok, basta così. Quando capisci che basta così? Quando diventa più resistente alla spatola, quando diventa, no? Come il tritato normale. Esatto. Va.
come consistenza. Sì, sì, ma si capisce, quando lo girate e tiene la forma, non è più cremoso. Bravissimo. Va bene. Mi bagno leggermente le mani, con le mani impasto il mio hamburger, così come faremmo col tritato normalmente. Creiamo una polpetta schiacciata. Ben bene. E creiamo il nostro medaglione o hamburger. Lo chiamiamo medaglione meglio? Chiamiamolo medaglione, sì. Medaglione. Visto che è anche giallo. Anche all'italiana. Anche perché una volta in Italia gli hamburger si chiamavano medaglioni. Mia mamma mi diceva ti faccio il medaglione. È vero. Allora, schiacciamo da una parte e dall'altra. Bellissimo. E mettiamolo da parte così. Potete farlo riposare anche in frigo per una mezz'oretta prima della cottura. Cottura che può avvenire sia in padella che al forno. L'importante è che al forno mettiate un filino d'olio sotto, anche se avete la carta, anche se c'è la carta forno, ungetela leggermente, non tanto, eh. Io ho scelto la cottura in forno, quindi come vi dicevo, un cucchiaio di olio su tutti. Quindi viene meno di un cucchiaino. Quindi spennello bene per fare diventare questa crosticina un po' doratina. Voilà, adesso in forno a 180 gradi per 20 minuti. Fate sempre non la prova a stecchino, ma la prova occhiolino. Andateli sempre a controllare. Quando vedete che sfrigolano e hanno cambiato un po' colore, sono pronti. Quindi fateli raffreddare leggermente, non prendeteli caldi caldi, fateli raffreddare leggermente e poneteli poi sul piatto, con magari accompagnati da una bella insalata oppure da quello che preferite. Oppure da un po' carne. No! No, va benissimo così. Forno 180 gradi o ventilato statico, è la stessa cosa. Se il vostro forno ventilato è un po' troppo aggressivo, mettetelo a 170. Bene, andiamo in forno. Ed ecco questo medaglione che può sostituire il medaglione di carne. Dentro comunque ha una percentuale di uovo, ha del formaggio, quindi è comunque completo dal punto di vista proteico sotto tutti i punti di vista, perché ha anche naturalmente i ceci che sono un'ottima base proteica, accompagnato oggi per necessità da pisellini. Io di solito non lo accompagno da pisellini perché già ci sono i ceci, quindi non ha necessità, però oggi non avevo niente in casa, avevo i pisellini surgelati e li ho fatti per contorno, quindi senso mi mangia già questo, io sono più che contenta. E niente. Basta, quindi è un hamburger non vegano ma vegetariano, questo sì. Sicuramente noi lo consigliamo a tutti quanti, a tutti quelli che soffrono di depressione, a tutti quelli che soffrono di congiuntivite. Sì, soprattutto per la congiuntivite. Soprattutto per la congiuntivite. Metteteci le carote però. Bene, vedete, è bellissimo, un abbinamento di colori anche fantastico, e quindi basta dire fesserie. Andiamo a mangiare. E vi lasciamo alle foto. Ciao. Bene, avete visto com'è semplice fare questo medaglione? Basta avere tre tipi di carne tritata, e quindi anche io consiglierei anche il castoro. No, invece un medaglione nutriente, buono, sfizioso e gustoso da preparare per tutti, per tutta la famiglia. È piaciuto tantissimo anche a Inzino, che mi ha chiesto il bis, e con la carne non lo faceva, quindi sono molto contenta di proporvi queste alternative sane. Ma comunque voi, per qualunque variazione del piano alimentare, consultate sempre il vostro medico, il vostro nutrizionista, anche il libretto di istruzioni, cosa che noi non siamo. Prendete questo piatto e inseritelo nella vostra normalissima alimentazione, perché anche se mangiate carne, male non fa. Quindi, oppure se sei qui, allora sei sul canale giusto, e quindi con questo medaglione premiati, mangia bene e mi raccomando condividi il video, e se arriveremo a 10.000 like faremo anche il medaglione di carne o forse 100 like.
100.000 like, bravo, va dici bene. Qui a chi ne dice di più, quindi che ne dite di chiudere il video e andare a provare il nostro medaglione di ceci? E allora fateci sapere cosa ne pensate con tanti commentini qua sotto e noi ci rincontriamo qua sempre sulle vostre tavole. Ciao.